Salve ragazzi e benvenuti a un nuovo tutorial. Anche oggi parleremo di programmazione ad oggetti e vedremo un po' di teoria. Ormai con tutte le esercitazioni che avete fatto e che abbiamo fatto insieme dovreste aver ben capito cos'è una classe, cosa è il principio dell'ereditarietà, dell'incapsulamento e del polimorfismo. Tutto questo viene rappresentato solitamente graficamente al momento della progettazione attraverso dei diagrammi e in particolare i diagrammi UML. Eh, L'acronimo UML sta per Unified Modeling Language. È un linguaggio universale proprio perché è grafico che permette di modellare le classi o gli oggetti in generale. Viene realizzato eh, prima dello sviluppo del programma in fase di analisi proprio perché rende chiaro quello che si sì, sì vuole fare in modo che eh, i programmatori, gli analisti e i clienti che abbiano acquistato il nostro software possano capire bene di cosa stiamo parlando. È un uh, modello standardizzato che serve in modo particolare per la documentazione. Ci permette di conoscere in anticipo quindi quale sarà il risultato finale del nostro progetto. Ci facilita la struttura del codice, può essere modificato eh, in itinere e eh, può permetterci di prevedere o anticipare eventuali bug del nostro sistema. In effetti i di diagrammi di UML ne esistono di tantissimi tipi, ma quelli che noi andremo a guardare oggi sono i diagrammi di classe, cioè come viene rappresentata graficamente una classe. E eh, come vengono rappresentate le relazioni o le dipendenze tra classi. Per poter rappresentare graficamente una classe potete utilizzare un qualunque software di diagrammazione. Eh, vi farò vedere io un esempio utilizzando il software DIA che è un software gratuito e che potete scaricare da internet. Ma intanto vediamo un po' di teoria. Come viene rappresentata una classe? Già l'abbiamo vista in precedenza. È un rettangolo suddiviso in tre parti dove nella parte superiore c'è il nome della classe seguito dagli attributi o proprietà chiamate così e dai metodi. Sia gli attributi che i metodi vengono preceduti come nome dal simbolo più. Quando l'attributo è di tipo public, meno quando è private, e eh, hashtag o oh pound o oh gratella chiama, quando è protected. La classe può avere una freccia o una linea che entra dentro se stessa, e in quel caso indica che la classe in oggetto è una superclasse. Ho una classe madre mentre quando ha la freccia che fuoriesce da se stessa vuol dire che è una sottoclasse. Vediamo un attimino con DIA come disegnare una classe. Questo è l'applicativo che potete andare eh, a scaricare da internet. Eh, ci sono una serie di simboli e frecce che comunque imparerete a utilizzare molto bene l'anno prossimo quando andremo a trattare i eh, database. È possibile avere una serie di diagrammi, voi scegliete UML. Il simbolo per rappresentare una classe è il primo che vedete, d'altronde fermandovi sopra appare la scritta classe. Cliccate, cliccate due volte, vedete, vi si aprirà anche questa schermata. Nel primo foglio, nella prima scheda, andremo a mettere il nome della classe, per esempio libro. Lasciate stare per il momento steo, stereotipo, commento e così via, lasciate tutto com'è. Diciamo che una classe i cui attributi sono visibili con anche le operazioni visibili a livello grafico, attenzione. Andiamo a prendere gli attributi, nuova scheda, diciamo nuovo attributo, per esempio metteremo il titolo. diremmo che è di tipo string che all'inizio magari non ha nessun valore e che la sua visibilità è privata oppure possiamo mettere protetta mettiamo protetta eh, aggiungiamone un altro mettiamo l'autore eh, anche questo di tipo string anche questo di tipo protected applichiamo vedete che già qui sono apparsi gli attributi andiamo in operazione le operazioni non sono altro che i metodi mettiamo come primo metodo il costruttore quindi andiamo nuovo libro non mettiamo alcun tipo e non mettiamo neanche parametri perché sarà un costruttore vuoto. Andiamo a metterne un altro, sempre con lo stesso nome. Questa volta eh, diremo che ha dei parametri, creeremo titolo che è di tipo string e aggiungeremo anche l'autore. Anch'esso di tipo string, non diamo nessun valore predefinito. Applichiamo e come vedete la mia classe è stata creata. Attenzione, ho un errore. Vado in attributi perché autore in effetti va con la maiuscola. Bene, ok, ho creato la mia classe. In questo modo si può procedere per la creazione di tutte le classi. Torniamo alla teoria. Le classi solitamente eh, fra loro possono essere associate. Per esempio, una classe persona e una classe scuola sono associate. E si rappresenta con una linea dritta da una relazione. Questa relazione solitamente ha un nome, per esempio, frequenta, quindi abbiamo una persona che frequenta la scuola, la stessa relazione potrebbe esserci, per esempio, fra uh, un dipendente e l'azienda, e così via. A volte, però, capita che All'interno di una relazione fra due classi, subentri una terza classe che ne specifichi alcuni argomenti. Per esempio, la persona frequenta la scuola all'interno di una certa classe. La relazione è uguale solamente che si instaura un terzo oggetto, una terza classe che in questo caso si chiama Classe che viene indicata con una linea tratteggiata e che prende il nome classe associazione. All'interno di una associazione, quello che è importante è non solo sapere quando due classi sono associate fra loro, ma anche in che modo sono associate fra loro. Per esempio, una scuola viene frequentata, abbiamo visto poco fa che la relazione era frequenta, una scuola è frequentata da uno o più studenti. Ma uno studente frequenta una sola scuola. In questo caso viene indicato questo numero che indica appunto la cosiddetta molteplicità la relazione viene letta in questo senso, la scuola è frequentata da uno o più studenti, lo studente frequenta una sola scuola. Oppure ancora, un padre può avere nessuno o più figli, ma un figlio può avere un solo padre. Oppure ancora, un marito ha una moglie e una moglie ha un solo marito. Questo numero 110 viene appunto chiamato molteplicità o cardinalità, cioè indica appunto quanti oggetti possono essere collegati fra loro dalla relazione che, inter che intercorre tra le classi. Parliamo di classi astratte. Molte volte accade, anzi, solitamente è così: che si progetti a partire da una certa classe, come in questo caso dalla classe animale, da cui derivano una serie di sottoclassi in modo gerarchico. E la classe animale in effetti non ha nessuna istanza, così come non ha nessuna istanza neanche la classe mammifero, mentre viene istanziata la classe cane, gatto e cavallo. In questo caso, la classe animale e la classe mammifero che non hanno nessuna istanza ma che ci permettono però di definire gli attributi e i metodi delle sue sottoclassi, prende il nome di classe astratta. Diciamo che è una classe generica, perché poi in effetti non verranno mai utilizzate, ma verrà utilizzata soltanto la sottoclasse. Solitamente il nome della classe astratta viene scritto in corsivo. Abbiamo parlato di relazioni, ma in effetti esistono diversi tipi di relazione. In particolare ne abbiamo tre. L'aggregazione, la composizione e la ereditarietà multipla. Si parla di aggregazione o composizione, che è un particolare tipo di aggregazione quando due o più classi fanno parte di una terza classe. Per esempio, all'interno della classe scuola o personale scolastico, sarebbe meglio dire, troviamo due classi amministrativo, per tutto il personale, chiamiamolo così, amministrativo o di segreteria, l'insegnante potrebbe esserci anche lo studente potrebbero esserci tecnici e così via quando la sottoclasse chiamiamola così ha un'aggregazione che può permettere la loro esistenza senza che la classe principale esista si parla di aggregazione debole o aggregazione generica. Cosa vuol dire? Vuol dire che se non dovesse esistere la classe scuola, la classe amministrativa potrebbe esistere ugualmente, perché un impiegato amministrativo potrebbe far parte di un'azienda. Potrebbe lavorare eh, in proprio svolgendo attività amministrative in proprio per conto terzi. Eh, la stessa cosa un insegnante. La classe insegnante potrebbe esistere senza la classe scuola, perché magari potrebbe insegnare privatamente. Si dice che è una relazione Wall-part. La scuola in questo caso è il Wall, cioè tutto. E eh, amministrativo e insegnante sono parte, quindi se la parte fa parte scusate il gioco di parola in modo non imprescindibile dal tutto, vuol dire che è un'aggregazione debole oppure lasca. Si dice. A volte, però, questa relazione, questa aggregazione, dipende molto forte o stretta. Allora, in quel caso si parla di composizione. Quando, quando una classe è in relazione con un'altra in modo dipendente. Un alunno, se non ci fosse la scuola, non avrebbe motivo di esistere. La testa. Se non ci fosse l'uomo non avrebbe motivo di esistere. Un altro esempio potrebbe essere un capitolo, il capitolo di un libro. Se non ci fosse il libro, il capitolo non avrebbe motivo di esistere. Allora, in questo caso si dice che la relazione è forte e che andando a cancellare la classe principale del tutto, perché questo è il Verrebbe a cessare o verrebbe a essere distrutta anche la parto. Quindi la differenza fra l'aggregazione e la composizione, perché l'aggregazione forte viene chiamata anche composizione, è proprio questa: che nell'aggregazione le classi legate da una relazione potrebbero anche esistere se non ci fosse questa relazione. E viene indicato con questo rombo oppure con una freccia bianca vuota all'interno. Mentre nell'aggregazione o composizione la parte non avrebbe motivo di esistere se non ci fosse il tutto e in questo caso graficamente viene rappresentato con un rombo o con una freccia piena. Un altro tipo di relazione l'ereditarietà multipla. L'ereditarietà multipla è quando una classe incorpora metodi e attributi da più classi. Per esempio, abbiamo una classe persona con nome, cognome, età, indirizzo, telefono, eccetera, eccetera. Una classe impiegato che contiene il datore di lavoro, lo stipendio, è una classe insegnante che ha anche la materia e le classi in cui insegna. In questo caso la classe insegnante va a ereditare dalla classe persona nome, cognome, tutti i dati anagrafici. Dalla classe impiegato va a ereditare invece eh, tutti quei dati che hanno a che fare con il nome della scuola, lo stipendio e così via. In più avrà al suo punto anche, metodi, anche attributi come eh, la materia che insegna, le classi in cui insegna e così via. Andiamo a vedere una serie di esempi realizzati con VIA. Ho realizzato qui una serie di classi: libro con il suo codice, il titolo, la data di edizione e così via, i suoi metodi, alcuni pubblici, alcuni privati la stessa cosa con l'editore e così via. Fra libro ed editore esiste chiaramente una relazione. La relazione la andiamo a costruire inserendo una associazione tra una tabella e l'altra. Cliccando sulla freccia abbiamo modo da, di modificarla. Che tipo di associazione è? È un'associazione che non prevede, cioè una classe non deriva dall'altra perché le due si completano, quindi non mettiamo nessuna freccia, quindi non mostreremo la freccia, possiamo andare a mettere la molteplicità. Diciamo che il libro può essere pubblicato da un editore, lo metteremo da questa parte, mentre un editore può pubblicare o nessuno o più libri. Volendo possiamo dare pubblica. Come nome alla nostra relazione e diamo OK. Ci viene mostrato quindi il nome della relazione, la molteplicità, quindi la cardinalità. Il libro è pubblicato da un editore, anche se a volte lo stesso libro può essere pubblicato da diversi editori ma un editore può pubblicare nessuno, anche se è strano, o tanti libri. La stessa relazione la mettiamo per esempio tra libro ed autore. Quindi anche qui andiamo a cliccare sulla freccia, mettiamo come nome di relazione scritto o scrivere sarebbe Meglio. Non ha una direzione perché abbiamo detto non è una classe ereditata. Andiamo a mettere la molteplicità. Un autore può scrivere uno o più libri, ma anche il libro può essere scritto da uno o più autori. Ok? Abbiamo anche qui la nostra relazione. Benissimo, andiamo a vedere ancora, per esempio, tra libro e raro. Ora, un libro raro esistono, no? I libri di antiquariato. Il libro di antiquariato ha una dipendenza forte con il libro perché non esistendo la classe libro non potremmo avere il libro raro, per cui è una dipendenza... Porte. Quindi è una composizione che come abbiamo visto poco fa viene indicata con la freccia cliccando sulla quale possiamo dichiarare che la nostra in effetti non è un'aggregazione un semplice ma è una composizione perché il libro non avrebbe motivo di esistere. Il libro raro non avrebbe motivo di esistere senza il libro. Volendo possiamo andare ad avere una molteplicità, per il momento non la metto, va bene così. Quindi diciamo che all'interno di questa relazione anche questa classe prestito partecipa per l'implementazione di una interfaccia. Quindi abbiamo visto come si crea una classe, come si eh, rappresentano le relazioni tra classi diverse e in questo caso, come vedete, non abbiamo né casi di ereditarietà, ma abbiamo un caso di associazione che è questo, nel particolare proprio di composizione cioè quando una classe dipende da un'altra e senza di quella non può esistere bene io direi di concludere qui per oggi e eh, ci vediamo al prossimo tutorial se sono stata chiara iscrivetevi al mio canale e lasciate un mi piace alla prossima